vacanze estive 2016 e mi auguro che voi durante queste vacanze abbiate studiato il movimento capillifero e il movimento serpentino. Dopo questa pausa estiva vogliamo integrare le lezioni con una nuova lezione, un nuovo movimento. Parliamo di podalicità. Parliamo di movimento e gesticolazione podalica, perché non solo la parte alta comunica la sensualità, ma anche la parte bassa. Vogliamo fare le cose a metà? No, facciamole complete. Quindi andremo a integrare il movimento capillifero e il movimento serpentino con un nuovo gesto, ovvero la gesticolazione podalica, dal latino, perché noi siamo acculturati, giusto Piero? Quindi la nuova gesticolazione sarà così, un incrocio di gamba molto sensuale, quindi tipo coda di pavone che si apre, che crea un semicerchio, e se proprio vogliamo metterla per le più esperte, un giro di piede di articolazione in cui si mostra con questo giro l'interesse per chi ci sta davanti. Brava, brava Giovanna, riprendi. Che va a riprendere un po' questo movimento della parte alta, che è il movimento capillifero. Okay. Quindi la composizione finale sarà gesto coda di pavone, giramento podalico, poi ci sarà il movimento capillifero e infine il serpentino. Ci siamo? Siamo stati chiari? Ora e sta così. Quale messaggio mi crea, mi pone? Mi pone dell'indecisione, perché questi due piedi che si toccano in questa maniera un po' indecisa mi creano dell'indecisione. Quindi il movimento è sbagliatissimo. Se tu mi stai parlando con uno e inizi a fare così, questo cosa capisci? Che gli stai... Cioè, dai un po' fastidio, cioè c'è dell'ansia, trasmetti dell'ansia. Non vedi che ansia che trasmetti? Ansia. Se tu mi stai parlando con uno o anche con una, non è detto, e mi metti a fare così, mi trasmetti dell'infantilità, giusto? Infantilità si dice. Chiediamo alla regia. Alla regia, Pier, sì. Che ovviamente noi dobbiamo chiedere sempre l'ultima parola alla direttrice, al rettore. Esatto. Quindi, no, non si sta così. Dove siamo? All'asilo? No. Quindi, altri esempi? Se uno ti parla e tu gli stai così, cioè proprio lo sbacco totale, non gliene frega niente. Chi se ne frega? Se gli stai così, un po' poco femminile, giusto? Se gli stai così, un po' troppo femminile, cioè... Diciamola tutta, è vero che siamo in autunno, ma i saldi sono terminati. Qui non si spende nulla. Quindi ricordiamoci la posizione, se proprio vogliamo essere proprio al top, questa è la regalità in persona. Ma noi la regalità non la vogliamo, noi vogliamo la sensualità. Quindi ricordiamoci, movimento pavone, che qui purtroppo lo spazio mi inibisce un attimo, quindi movimento pavone e la gesticolazione podalica. Se vogliamo anche un valore aggiunto, torniamo subito con il cambio d'abito. Eccoci tornati con il cambio d'abito. Visto che la scarpa da ginnastica si può essere sensuale, ma un tacco ovviamente già fa metà del suo lavoro, come altezza, mezza bellezza, tacco fa metà lavoro, va
metà lavora. Quindi studiate per la prossima lezione. Ricordiamoci, avvolne, gesticolazione podalica, poi ci sarà movimento capillifero e serpentino. Concludiamo così la nostra lezione e vi aspettiamo sempre qui nella scuola dell'est di Piera per studiare e accrescere le vostre facoltà sensuali.